Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, ma l'introduzione qua quasi occupa tempo. Dobbiamo parlare, abbiamo superato un episodio davvero denso, complicato da seguire, viste tutte le cose che abbiamo fatto, e la Piana della Bonaccia non è ancora un luogo che abbandoneremo. Il Monte Gagazet è vicino, la fine del pellegrinaggio è vicina, la storia si sta veramente addensando verso il climax, ma ci sono ancora cose pazze da fare, e credetemi, Final Fantasy X se lo merita. L'episodio cose ha avuto ed avrà delle conseguenze e un vero cliffhanger finale verso il futuro. Questa host di background, per prima cosa io mi chiedo, quanto vi stupisce ascoltarla quando si ricarica una partita per proseguire in un'esperienza di completismo in Final Fantasy X? Questo fondale, quanto vi è familiare? Non siamo nemmeno nel momento in cui davvero dovremo passarci ore ed ore ed ore, ma penso che qualunque veterano abbia i brividi e l'ansia, la stanchezza, la saturazione di queste immagini. Verso queste immagini, vero? Chi non lo è, chi è blind, lo scoprirà molto presto, ma vedete? Qui, ora come ora, stiamo per forzare la mano con alcune scelte e decisioni che nascono proprio dai premi che abbiamo ottenuto grazie alle azioni fatte nell'episodio precedente. Partiamo quindi da questo, andiamo negli oggetti. Selezioniamo Equip e diamo un'occhiata. Ecco, date voi un'occhiata. Guardate un po'. La vedete la barra che vuole farci capire, insomma, quanto tempo ci vorrebbe più o meno a completare la lista. Ecco, è bella alta, vero? È finita, cioè non c'è niente. Ho fatto esattamente quello che sembra. Quella che sembra una follia, una stupidaggine. Cavolo, avevamo il multi-assist per WAC. Accidenti. Eppure lo abbiamo buttato. Questo per due ragioni. La prima è, come sempre, giocare con questa perfect run, perché ormai ovviamente i nostri protagonisti sono molto forti, livelleranno ancora di più oggi, fino a dei certi limiti però nati proprio dal fatto che le passosfere non sono a nostra disposizione, però contemporaneamente sono appunto abbastanza potenti da permetterci di approfittare della loro, insomma, prestanza fisica per catturare i mostri, per catturarli quanto più possibile sempre, indipendentemente dai bonus che hanno sull'arma. Quindi, una delle motivazioni è questa. Quindi, esplorare e catturare i mostri in fretta. Poi, ovviamente, Kimari potrebbe appunto completare finalmente il suo piano quasi oggi, visto che stiamo raggiungendo la sua casa e quindi tutto, insomma, volge al termine. E invece la nostra Yuna ha un ruolo preciso. In caso di potenti incantatori potrei utilizzare una sua stoccata di bastone per aggiungere il loro mutismo, il silenzio. Tuttavia, ecco, parliamo un secondo di quello che è il nostro party finale. Facciamo un'anteprima, un'anticipazione di quello che potrebbe essere, sarà, il nostro setup conclusivo. Per quanto, ovviamente, ogni membro del party, ogni membro del gruppo quasi, avrà un ruolo come Yuna, che è eccezionale quando deve difendere il gruppo stesso da un attacco potentissimo sacrificando un eone, oppure utilizzando il potere estremo di alcuni di essi una volta raggiunto l'endgame. E sto parlando proprio di evocazioni, invocazioni uniche e molto speciali, che ossia Ifrit e Shiva sono fighissime, le schiocca le dita, ma lasciano un po' il tempo che trovano, salvo alcune particolari istanze che non andremo a sfruttare perché saremo già abbastanza forti, no? Quindi, che succede? Succede che il nostro gruppo sarà composto da Riku, Wakka e Tidus. C'è solo un problema, però, se vogliamo pensare al presente, specialmente se voglio utilizzare Riku per livellarla, per non dover necessariamente sempre buttarla in gruppo e poi farla scappare o facendole rubare un oggetto e basta, perché il suo percorso è breve, le sue caratteristiche mediocre. Guardate, è molto rapida, è una scheggina, però non offre niente di interessante, non ha davvero un valore in combattimento e questo la rende sorprendentemente inutile in una parte come questa del gameplay, se non ovviamente utilizzando una passosfera o magari, che so, sfruttando alcune di queste sfere speciali che abbiamo ottenuto durante la partita e una di esse, la gamberosfera, persino nel finale in cui ridevo, visto che la useremo proprio oggi, dello scorso episodio. L'empatosfera ci permetterebbe di spostarla, la telesfera ancora meglio, tuttavia
No, no, queste ci servono per altre porcherie, ci servono per far in qualche modo progredire il nostro sperimentare con la sferografia finché possiamo, no? Visto che ve l'ho detto, è tutto abbastanza semplice, è bello ottenere tutto il prima possibile nel modo più acuto e divertente possibile, ma non è obbligatorio, no? Quindi che cosa succede? Che cosa succede? Obbligatorio intendo per una perfect run, per ottenere poi il top del top. Succede che voglio sfruttare i premi che ho ottenuto. Voglio ottenere un risultato extra da quello che mi sono sudato, no? Quindi succede questo, che io vado su modifica, vado sulla sua capture hand e mi faccio sentire il tastone. Esattamente. Voglio attivare sulla sua arma attacco morte più, che è, in poche parole, per chi conosce di più Final Fantasy vecchi rispetto a questo, un bel 100% AD Injunction di Final Fantasy VIII. Non esattamente, ma quasi. L'effetto di morte si attiverà con percentuali altissime su tutti i mostri che non ne sono immuni. In altre parole, ora, la prestanza fisica o magica, la potenza di attacco della nostra Riku è irrilevante. Abbiamo ottenuto forse il miglior strumento di cattura di tutto il gioco rispetto a questo momento. Di meglio, ora, non potremo fare. Ed ecco qua quello che mi piace di questo spirito. Abbiamo consumato i 60 venti dell'oltretomba, dell'oltremondo. E sapete perché? Perché non sono poi sta grande utilità. Ed ecco, mettiamola così. Quindi il loro ruolo è perfetto, perché la capture hand usata in questo modo, quest'arma, ha un ruolo perfetto. Va benissimo, non può essere migliore. Attacco morte più non serve metterla su delle armi finali o su delle alternative delle armi finali. C'è di meglio. E quindi, ora, abbiamo la nostra macchina da guerra. Ma contemporaneamente, ovviamente, abbiamo anche ottenuto un sacco di denaro proprio grazie alla vendita, al disfarci di tutto, no? E ora, questo denaro, in futuro, sappiate questo, vi garantisco che servirà tantissimo. A differenza di molti altri Final Fantasy, tutto questo mio vendere equipaggiamenti che vado farmando mentre appunto faccio level up o quest, eccetera, è utile. E perché sono montato sopra il Chocobo? Io sto per farvi venire i sudori freddi, i brividi, perché, vedete, il Monte Gagazet è là e noi abbiamo fatto tutto il possibile qui. Forse no, però. Ogni tanto non resisto ad essere un po' teatrale, perché mi piace moltissimo pensare a voi appassionati, o chiunque non lo sia, che comincia a fare i conti e comincia a intimorirsi di quello che sto per fare. Esatto. Sì, sì. Chi ci dice che dobbiamo andare avanti o che è impossibile continuare a completare lo Zolab? La Piana della Bonaccia è connessa a Macalania. Macalania è connessa alla Piana dei Lampi. La Piana dei Lampi è con... La Piana dei Lampi è connessa a Guado Salam. Ed effettivamente lì non potremo andarci, chiaramente, visto che i Guado sono un pelino arrabbiati. Ma fino ad allora, oh sì che possiamo. Ma certo che possiamo, ragazzi. Indi per cui, tra l'altro, piccola postilla, Macalania ha dei mostri facilissimi da catturare, una sciocchezza, sono pochi, molto comuni, non ci sono mostri rari e soprattutto quelli che sembrerebbero introvabili sono tutti nel lago. Quindi... Già, sì, avete colto perfettamente esattamente quello che succederà. Qui siamo all'entrata e questa famiglia, senza il padre, è una piccolissima side quest, una fetch quest, che ci permetterà di ottenere, infine, le armi finali, quelle celestiali. Questo percorso di luce meraviglioso che rende il bosco di Macalania ancora più bello rispetto a quello che era prima è esattamente sia la soluzione a questa quest, per ora però non la faremo anche perché non ci è concesso, è roba da endgame, sia contemporaneamente uno shortcut verso l'uscita, verso il lago. Ed è fantastico a maggior ragione. Ora, per prima cosa, Piana dei Lampi. Non completeremo... qui tra l'altro non ci sono, vi ricordate? Non ci sono incontri casuali fino alla salita del tronco cristallino. Ora, andiamo alla Piana dei Lampi per una ragione. Ovviamente accelererò la cattura. E qui, tra l'altro, i Cactuar già ci sono, quindi potremo catturarli facilmente. I Titan, ecco, sono un po' noiosi magari da trovare. Ma oh, che dire, lo facciamo per loro. Tuttavia, grazie al gioco che mi ha dato il tempismo perfetto. Vedete? Riku ora può catturare come? State capendo.
la situazione che ci si sta, insomma, costruendo, dipanando dinanzi. Questa roba è fantastica. È fantastica. Certo, un pochino ci manca Spot. Sentite la mancanza della descrizione dei mostri, no? Ma questo non significa che non lo si possa aggiungere a un'arma. Ed è fatta. È fatta. Riku, non mancare, non farmi fare brutta figura, eh? Altrimenti, insomma... Autofocus. Qui dobbiamo fare una cosina. Mi raccomando, Riku. Bravissima. Ecco qua. Un modo veloce ed efficace. Ma... andando per la parte sud della piana della Bonaccia, passeggiando, può succedere una cosa particolare che ignoreremmo se accadrà, ossia l'apparizione di uno spettro di Cactuar che ci condurrà infine da una delle armi finali. Sì, ragazzi, si sta parlando di queste cose proprio perché ormai ci siamo, ci siamo! E... lo sapevo che prima o poi mi avresti fatto fare brutta figura, Ricco. Oltre a questo... un dettaglio che avete tutti visto, vero? Una sfera Jekt. Esattamente. Guardiamola. Hey, hold it steady. Why am I doing this? What do you see there, my lord? Oh, I was just thinking. This is important. No fooling around. You're gonna spoil it. Whoa. Are you all right? Now there's a scene for posterity. Yeah. Senti Oron come ride. Che bullo. Eh sì, nuovo turbo. Prima del tempo, tra l'altro, se volessimo essere molto precisi con la prosecuzione del gioco, no? Voglio mostrarvi quello di cui parlavo e cosa accade se cerchiamo di arrivare a Guadosalam. Visto che intanto sto catturando mostri, questo è il mio compito adesso. Ed è così comodo. Lo missi, vero? Brava. Sono sorpreso. Eccolo. Lo vedete? Dobbiamo ignorarlo. Lo ignoriamo. Noi ci porterebbe in un certo posto. Ok. Guado Salam. Sarà piena di compari di Seymour. Non è il caso di attaccare briga con i Guado ora. Oh... quindi, questo ci suggerisce però una cosa molto chiara. Potremmo... guardate lo spettro quanto è nervoso che non lo stiamo seguendo. È incazzatissimo, guardatelo. Che potremmo completare la Piana dei Lampi e Macalania. Vi porto là per una chicca prima di cominciare già il duro lavoro. D'altronde avete visto quanto Wacca... boom! Fa di danno, no? Per questo la percentuale di danno extra, l'attacco fisico più percentuale, ora come ora l'ho buttato. Ma anche per quel motivo nascosto che scoprirete presto. Dai, Riku! Uccidi anche gli elementali! Attacco morte più lo adoro. Lo adoro da sempre. In qualunque Final Fantasy. E sapete qual è la cosa più deliziosa di questo percorso magico? Che neanche lui ha incontri casuali. Possiamo raggiungere il lago senza problemi. Ma perché raggiungere il lago? Allora, alcuni di voi potrebbero ricordare che c'era uno scrigno in sospeso, visto che il nostro allenatore wannabe di Chocobo lo stava coprendo, lo stava occultando. Tuttavia non è l'unica ragione. Ma quella è azzeccata, se ci avete pensato. Allora, eccoci qua. Intanto... ah! Tempismo perfetto.
Oh no, un budino con un sacco di difesa fisica! Oh sì, ragazzi. Ci divertiremo con Riku. È esattamente quello che sembra. E ripeto, nessuna strana magia, eh? Abbiamo completato la piana della bonaccia. Anche la linearità di Final Fantasy X offre delle belle chicche, ed è una cosa deliziosa. Tuttavia, noi non siamo potuti... Io lo so che c'è gente che sta ridendo sotto i baffi. Cioè, noi non siamo potuti entrare a Guadosalam. Però mi domando, se Yevon è così arrabbiato con noi, se il culto di questo appunto mondo così tanto appunto monoteista ha a che fare con questa sorta di concetto che noi siamo traditori, e se andassi al chiostro di Maclania? Se andassi al tempio? Nel mentre catturo i mostri qui? Mi chiedo e mi domando cosa... Magari c'è anche lì, non potremo entrare. Meglio non andare. Dammi retta! Vorrei tanto essere così smart. Ragazzi, preparatevi a una splendida sorpresa. Guardate che bello il sotto, tra l'altro, finalmente visibile. Ah, vedo che c'è un guado, due guardie. Abbiamo già combattuto i guado. Sono delle pippe. Ma che mai dovrà fare, santo cielo? Fool! You come back to Maclania Temple, a traitor! Traitor! Find your salvation on the far plane! Oh, lo schiocco di vita! Oh sì, era dal minuto zero che volevo farvi scoprire quale fosse il limite dei danni in Final Fantasy X. Così, signori, benvenuti nella versione PAL o International del decimo capitolo, Dark Shiva, esattamente come si posa i Dark Pokémon del Team Rocket, però insomma... Yes! E ora? Andiamo a catturare, ragazzi. E smettetela di fomentarmi. No, non è vero. Continuate pure. Ore in pochi istanti. E boom! Vi rimando qui. Il tempo è passato, abbiamo già un bel ricordo che non penso se ne andrà facilmente di questa serie. Ma... io presumo che la stragrande maggioranza di voi sia già seduta. Prendete un bel respiro. Stiamo per fare delle grandissime figate. Stiamo per decidere di fare quel all-in, no? Che di solito o si fa o non si fa in una serie come questa, in una partita. O si fa finta che lo Zolab sia solo roba da endgame, abbandonandolo qui e andando avanti con la storia, o ci si ficca qui dentro a fare cose, citando l'episodio. Ora... sì, siamo tornati esattamente qui, lo stato dei personaggi è questo. Più o meno 20 livelli sfera a testa, che tra l'altro non sono stati particolarmente ricercati, in quanto per evitare noia e frustrazione, ogni qualvolta catturavo 10 di un mostro non li affrontavo più, scappavo letteralmente con gambe. E effettivamente la noia non è arrivata, perché nonostante io abbia catturato per X ore, comunque rimane il fatto che non c'erano creature particolarmente rare o difficili da trovare o uccidere, no? All'interno delle mappe di Maclania e la Piana dei Lampi. L'equipaggiamento è stato completamente venduto, ve lo ripeto, proprio in nome del fatto di quello che stiamo per fare qui, e al di là della conquista d'oro e delle armi di Kimari e Yuna che non fanno parte di questo appunto processo di cattura perché stavano nelle retrovie se non per entrare a fare quel turno per prendere esperienza, perché di nuovo le cose si fanno bene quindi loro prendono i livelli, la Master Demon a perforazione il no game spot perché comodo lo fa, e infine abbiamo la priorità sull'Ulu, al di là di, ovviamente questa lo sapete già, ma la priorità sull'Ulu ha uno scopo in buona parte opzionale, ossia se succede bene, se non succede amen, ma la priorità, essendo un'abilità che ti permette di avere una chance maggiorata di ottenere attacchi prioritari sul nemico, avrà un ruolo a breve e ci stiamo arrivando, ve lo spiego tra poco.
Ma allora, tanto per cominciare, stiamo per ottenere un'altra valanga di triostelle. Piccola anteprima. Quindi, visto che comunque non abbiamo armi su cui sfruttare il consumo più uguale a 1, sarebbe uno spreco enorme, quello che possiamo fare è invece addestrare i nostri bambini. Tutti gli eoni di cui disponiamo impareranno la mitica bimagia. E non è necessario, assolutamente, anche perché bimagia purtroppo, purtroppissimo, funziona solo sulle magie nere, quindi non si può fare un doppio protect, un doppio shell, niente, è un gran peccato, però, appunto, noi ci buttiamo qui e insegniamo bimagia a tutti, perché possiamo e stiamo per ottenerne un'altra 60. Quindi mi chiedo, appunto, perché non farlo? Ovviamente, poi sarebbe necessario anche insegnar loro qualche bella magia nera, però intanto abbiamo consumato triostelle, ok? Oltre a questo, è arrivato il momento di parlare al nostro allevatore. Altri respiri, ogni cosa qui, il dado è tratto, è delicata, bisogna farla con attenzione. Con i mostri che mi hai portato della piana dei lampi ho elaborato un prototipo formidabile. Questa è una sorta di premiazione proprio non plus ultra. Ah, ricordatevi le parole non plus ultra. Ricordatevele, un giorno arriveranno. E non per fare citazioni di recenti shonen manga. 99 unità di piuma, non coda, di Chocobo sono preziosissime. Permettono anche di insegnare, o meglio, attivare auto-haste, auto-aste su un'armatura. Vuoi cimentarti nell'impresa? La prima volta è gratis. Assolutamente no. Ah, non combatti. Fa come vuoi. Allora, no, gli riparliamo e attraverso i mostri di Macalania ha elaborato un altro prototipo formidabile, 60 unità di Helio Magellite. No, grazie. Avremmo dovuto finire, ok? Basta premi, basta mostri sbloccati perché le creature catturate sono di due mappe, quindi due, appunto, prototipi, no? Ecco, a proposito di prototipi, in realtà, detto in italiano, quando porti tot aree completate al nostro caro completista, succede questo. Ho creato un mostro davvero impressionante. Ne sono orgoglioso. Vorrei dividere la mia gioia con te. Ecco le nostre triostelle. Vuoi cimentarti nell'impresa? La prima volta è gratis. Certamente. Ora, tutti si staranno mettendo le mani nei capelli, perché diranno, Mike, non puoi farlo, non puoi farlo, scappa. È vero? Hanno ragione, non lo sconfiggeremo. Volevo mostrarvi come, a parte alcuni extra veramente di merito, siano le creature speciali dello Zolab, reskin molto coatti, ok? Ora, questo ovviamente era il Mangia Chocobo, che diventa il Mangia Terra. Ha oltre 1 milione di HP. Ne ha 1.300.000, che io ricordi. Quindi, quello che si potrebbe fare qui è in realtà finire nel perire di una terribile, terribile morte, no? Tuttavia, volevo farvi notare un dettaglio. In realtà, con qualche accortezza, potremmo vincere. Non sto scherzando, potremmo vincere. C'è semplicemente una mancanza di risorse per poterlo fare. Quali? Le mega fenici e la possibilità quindi di insegnare ad un'armatura, o meglio, molte armature, autofenice. Tramite il fatto di non dover perdere turni a resuscitare i nostri compagni e utilizzando numerose ali per l'ignoto per attivare il trio 99, insomma, il trio of 9999, ossia il quartetto 99, questa creatura è assolutamente battibile. Perché da una parte Waka farebbe i suoi bei 120.000 danni tramite l'attack Reels, Tidus ha il suo As del Blitzball, il nostro mostrone può essere catapultato, insomma, a gambe all'aria, può essere capovolto se subisce più di 100.000 danni. Insomma, danni sembrerebbe che sia facile farglieli. Però il succo è questo. Perché è possibile sconfiggerlo in questo modo? Perché lui è il più semplice di tutti. Ha tanti HP, fa tremendamente male, ha dei contrattacchi, non facciamo la lista della spesa, non lo stiamo combattendo e sicuramente quando arriveremo a farlo lo disintegreremo, non è esattamente una challenge run in cui non stiamo usando la sferografia, appunto. E può colpire solo un avversario alla volta. Uno del gruppo. Quindi, è vero, è veloce, potrebbe colpire due volte, c'è il contrattacco, però con autofinice è possibile farlo. E in questo caso avrete già forse capito che effettivamente le caratteristiche non servono a niente, perché shottare è shot, autofinice resuscita e quartetto 99 fa fare il massimo dei danni. O meglio, quello base. Oh, e
Quanti di voi hanno sorriso guardando le caratteristiche della creatura? Essendo lui debole a tutti gli elementi. Io sono passato per Wack e Tidus, ma anche Lulu può fare la sua porca figura. Tuttavia... qualità gambe. Ora, cosa abbiamo sbloccato? I campioni di zona. Chiactus, che in realtà sarebbe Cactuar King, ma va bene localizzazione, e le spada, che in realtà è uguale in entrambe le lingue. Sono due mostri potenzialmente killabili, scusate la terribile terminologia, anche adesso. Le spada ha 280.000 HP, questo è un problema. Questo perché è molto veloce, fa degli attacchi multipli, è tremendamente aggressivo, e quindi salvo un attacco prioritario, quindi in grado di utilizzare Riku, magari poi Lulu che fa l'elemento, Wakka, eccetera, con un po' di fortuna, non vale la candela. Anche perché, tecnicamente, il King Cactuar, il Cactuar King, il Chiactus, dropperebbe le stesse cose. Ma quali cose, Mike? Qual è il tuo piano? Che diamine ci stai mostrando? Vi sto mostrando un gioco extra, qualcosa che si può fare prima di passare per il Monte Gagazet, che implica anche quello che si chiama Save Scumming, ossia il salvare la partita, uccidere una creatura, sperare che droppi una certa cosa, e se non lo fa, ricaricare la partita. Questo perché? Non perché è difficile, non perché è una perdita di tempo, ma perché è un gran peccato, visto che stiamo giocando, a fare questa sorta di power-up illusorio e parziale, per quanto perfezionistico, e ci piacciono queste cose, di risorse, in quanto ogni qualvolta lo dovremo sconfiggere, utilizzeremo ovviamente due ali per l'ignoto. Quindi qua, se qualcuno sta facendo questa run, la sta seguendo, eccetera, o vuole provare, sia libero di scegliere. Il Cactuar King è facilissimo da battere. E sembra una follia a dirsi, ma è facilissimo da battere con quello che abbiamo appreso fino ad ora. Quindi, visto che droppa certe cose speciali, decidete voi quante dropparne, quante averne e quali vorreste avere. Ossia, pronti? Il Re Chiactus, ragazzi, droppa armi ed armature per tutto il gruppo che hanno sicuramente almeno forza o difesa più 20%, e poi, a seconda della fortuna e appunto dell'RNG che ne deriva, 10%, 5% di entrambe, con possibilmente persino uno slot libero. Quindi si passa da minimo 2 a 4 slot, con una fino a 3 abilità. Capite cosa voglio dire? Il meglio possibile sarebbe avere, a seconda dei casi, o forza 20% e poi tutto libero, oppure tutti e tre i bonus da forza e uno libero. Lo stesso vale per la difesa. Ora, che cosa ha di speciale il bastardo? Combattere. Oh no, 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 no. Ah sì, va bene. Va bene. Dobbiamo mostrarvelo, giusto? Cioè, dobbiamo mostrarcelo. Chiactus. Facciamo finta di affrontarlo. Esattamente. Per prima cosa, lui fa 10.000 aghi. Ti obbliga a dover superare il limite dei 9.999 HP. Altrimenti ti uccide con un colpo. Successivamente, se anche Wakka volesse attaccarlo, uccidendolo, perché ha 100.000 HP. Cavolo, ha 100.000 HP. Purtroppo è immune a tutti gli elementi, ma a 100.000 HP è fatta. Si può fare, no? No, ragazzi, perché essendo un boss speciale, non scherza con la difesa. Oltretutto, contrattacca ad ogni colpo, appunto. E quando tocca a lui... Perfetto. Ora, ci si sentirebbe piuttosto demoralizzati dinanzi a questa cosa, vero? Molto demoralizzati. Ok. Come lo sconfiggiamo? Allora, ripristiniamoci. E seguite il mio processo mentale. Stiamo per fare una sorta di bel exploit per cercare di distruggere questo piccolo insetto verde. Partiamo dal presupposto che il nostro gruppo sarà diverso, sarà senza Tidus, ma con Lulu, Wakka e Riku. Ok?
Fondamentalmente, perché scelgo Lulu se il nostro mostriciattolo è immune ai suoi elementi? Per la sua velocità, non voglio che Tidus rompa l'ordine dei turni cominciando lui. L'importante è che Riku sia la più veloce di tutte le componenti del party, ok? Quindi, ora, senza neanche star qui a discutere troppo, voglio subito farvi vedere le conseguenze, no, di questa scelta che abbiamo fatto, perché ci sono e saranno anche abbastanza interessanti, ma non prima di mostrarvi un'altra forma di importantissima strategia. Quando si affrontano creature come questa e non si vuole star fuori dalla mappa dell'arena a farmare i turbo e a caricarli più volte quando è necessario, quando qualcosa va storto, eccetera, 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 ok? A cosa mi riferisco? Che noi, catturando i mostri, farmando un po' qua e là, che cosa succede? Che abbiamo fatto tanti combattimenti. Questo implica che i nostri ragazzoni hanno appreso, vi ricordate, diversi tipi di carica turbo, ok? Uno dei più interessanti e contemporaneamente rotti, specialmente per appunto rompere alcune meccaniche di gioco come il level up in futuro, ve l'ho promesso, ve ne avrei parlato, è sdegno. Aumenta quando gli alleati subiscono dei danni. Vi ricordate quanti danni faceva il nostro caro Kyaktus? Molto bene. Molto bene. Campioni di zona, Kyaktus. Eccoci qua. Ora capite perché Lulu è stata messa lì. Se Tidus avesse cominciato prima di Riku e Riku fosse stata, diciamo, posticipata dopo la boss fight... Ai ai ai. Ora, sicuro, serve un pizzico di fortuna, perché Lulu non può danneggiarlo e Wak è l'unico che potrà sconfiggerlo in un solo turno. Insomma, il suo attacco e contrattacco, no? Non deve colpire il nostro bomber. Ali per l'ignoto? Via! Io non voglio metterci la mano sul fuoco in uno spirito dell'esperto ed è la prima volta che vi dico un forse all'interno di questa playlist, probabilmente. Ma ovviamente ho studiato un po' il Kyaktus prima di fare questa registrazione, l'ho combattuto a lungo e non avete idea di quante volte in percentuale, e vi assicuro che mi ha superato il 90% in più o meno, penso, 30 kill di test, colpiva quasi sempre il personaggio centrale. Particolarmente se era Lulu. Non so se c'è un algoritmo che lo porta a reagire più facilmente verso il centro del party, mi sembra molto improbabile. Però è successo di nuovo adesso che sto registrando in maniera canonica, quindi stranamente interessante. Rimane il fatto che il piano funziona. Anche perché avete notato qual è la vera chicca? Che grazie alla velocità di questo gruppo, nell'istante nel quale Riku fa il mix, Waka sale su. E quindi abbiamo letteralmente vinto immediatamente lo scontro. Questo è quanto, non serve altro e potete ripeterlo quante volte volete. Tra l'altro non bisogna neanche mettersi lì a sacrificare tempo per ricaricare il turbo di Wakka. Non c'è un farming incessante per questo. Perché tanto se muore Riku o Lulu, lui può ucciderlo perché si carica in un solo colpo. Spada Chevalier! Ok, ci sono 6 sacromagilite, vabbè, ovviamente il drop raro è la materia oscura di questi mostri, ma aver droppato al primo una spada di Tidus, che era uno dei due equipaggiamenti che più cercavo, perlomeno risparmiamo tempo senza tagli, no? Abbiamo il primo drop, però potrebbe... Allora, no, che io sappia, la spada Chevalier ha un nome quando ci sono 3 bonus all'attacco, quindi... Stiamo per aprire una loot box, di quelle buone appunto, non monetizzate, non gioco d'azzardo, bensì appunto una sorta di sorpresa RNG di quello che sarà l'arma, però credo che sia... No! No, fermi, non è vero. Seduti, fermi. Non ho questo culo, non di solito, non è vero. Non è vero. Io ho memorie.
oltre ad aver appunto droppato alcune armi durante le kill test dei Kiactus mentre studiavo l'episodio. E appunto gioco duro, spada chevalier, sono armi che hanno questa nomenclatura quando ottengono 3 bonus attacco fisico percentuale. E ma lo slot, cioè lo slot è virtualmente perfetta, cioè da questo mostro per Tidus virtualmente non si poteva ottenere di meglio. Non si poteva ottenere di meglio. E ci sono tutte le armi e tutte le difese dell'intero gruppo. Quindi, tecnicamente sono 3, 6, 7 membri, 14 possibilità, delle quali poi ci sono le sotto, no? Le sottocategorie, ossia quali di quelle skill si attivano e quali slot si aprono. E questa è una botta di culo pazzesca. A questo punto avrei dovuto droppare 2 materie oscure. Vabbè, allora fermi. Che succede in questo caso? Cosa si fa in questo momento? Si fa immediatamente un salvataggio, si salva la partita e a questo punto ne uccidiamo un altro, sperando che l'Eren Jesus ci aiuti almeno la metà di questo. Ascoltatemi. Ci si rimette davanti a lui e prima di cominciare vi dico un'ovvietà, ossia Lulu. Avete capito quindi che priorità serve proprio a questo? Nel caso accada, la fortuna di poterlo uccidere senza pericolo. Perché l'iniziativa serve esattamente a questo contro creature di questo tipo. Però... Io mi aspettavo... diverse cose farmando dopo. Ma non mi sarei mai impuntato, mai, a fare una cosa del genere, ottenere l'arma perfetta con lo slot aperto, proprio perché è una mandracata, cioè non è necessario per la perfect run. Stiamo giocando con quello che si sta sbloccando nel gameplay, vi sto facendo vedere le potenzialità che in uno spirito dell'esperto per me è la linfa vitale di una serie, appunto, in un capitolo lineare. Però questo non me l'aspettavo. A questo punto facciamo la Wombo Combo, vi faccio vedere cosa si può creare. Modifica spada chevalier. Voi potreste pensare: oh cavolo, userà la gamberosfera per mettere iniziativa, è per questo che l'ha recuperata, no? In realtà l'avevo recuperata per farvi vedere iniziativa e anticiparvi che purtroppo ci saranno in futuro dei Molboro in grado di avere loro iniziativa. Loro, con alito fetido, ha una buona percentuale di scelta, no? Come loro primo attacco, ecco. Quindi definirli pericolosi è save game killer, visto che di solito, specialmente su PlayStation 2, senza autosave stavi lì a farmare 4 ore e poi ne trovavi uno per sbaglio, non eri preparato e ops, ricaricavi la partita, no? Ecco, ce ne saranno di molto pericolosi e iniziativa risolverebbe il problema. Tuttavia, mettere iniziativa in un'arma come questa è sicuramente interessante e intelligente, ma non è quello che faremo. Noi andremo oltre, faremo veramente una sorta di combinazione di tutti i risultati ottenuti adesso per mettervi consume MP1 a Tidus, esattamente, proprio a Tidus. Contramagia, duck and box sono incredibili, specialmente duck and box quando si ha tanta agilità. Però noi metteremo consume MP1, così che quest'arma caduta dal cielo vi mostri in anticipo il potere di toccata. Spada Astrum. Ok. Detto questo, ho già salvato, non voglio rompere il momento. Il nostro gruppo è prontissimo. Combattiamolo un'altra volta. E che vada bene a questo punto. In teoria, questa uccisione, sentite anche le mani che fanno appunto, no? L'onomatopea, è in qualche modo eterea. Se non va bene, si può ricaricare la partita. Let's go! Questo decisamente non è andato bene. Perché? Perché ha avuto lui uno sprint iniziale pericolosissimo. E purtroppo, a causa della sua difesa altissima, fare questa mossa non lo ucciderebbe. Quindi chiamiamo Tidus, il nostro eroe. Gambe levate. Però
Che figo! Abbiamo un'arma nuova. Mamma mia. Che poi è ovvio, avendo il limite dei danni a 9999, no? Lascia un po' il tempo che trova, mi direte. Ma non adesso, non in questo momento della trama. È un incredibile traguardo. Comunque, non ci interessa granché degli HP di Riku. Kiactus. In questo modo si consuma anche poco denaro, capite? Ho ottenuto Tidus in parte. Ok, mea culpa. È successo esattamente quello che avevate visto. Avevo Tidus al posto di Wakka. Sono fuggito a gambe levate. E adesso vi spiego anche il perché. Mi fa piacere magari darvi qualche insight extra. Perché con... dammi un attacco prioritario, cavolo. Può succedere, ve lo garantisco. È successo anche altre volte durante i test. Allora, che se io avessi avuto Tidus al posto di Wakka, l'unico modo di vincere sarebbe stato se lui avesse ucciso di nuovo Riku. In quel modo, se avessi avuto un po' di fortuna e lui avesse magari saltato un turno, perché il Kiactus può anche star lì ad oziare, con un ultimo flare avrei potuto togliere quell'HP, no? Quel colpo mancante al nostro caro Kiactus. Allora, cocktail. Ovviamente, poverine, le ali per l'ignoto ne ho consumate prima, però... perché ci ho provato. Adesso voi avete visto un taglio, io ho sperato che uccidesse Riku. Ok. E ora, come è lecito aspettarsi, tutto secondo i piani. Cosa dropperà questa volta? Vabbè, sotto alcuni punti di vista spero niente di eclatante, perché avrei sprecato due ali per l'ignoto, però... ok. Questo si deve fare, ragazzi. Tutore platina e sacro magirite. Vedete che può uscire proprio una porcheria. Però equip. Andiamoci a vedere, no? Eccolo. In realtà è ottimo. In realtà è ottimo. Però non abbastanza, no? Perché comunque non ci interessa. Non mi interessa aumentare la difesa fisica adesso dei nostri personaggi. Let's go. Ora si ricarica la partita. Non ci credo ancora. Vabbè. Speriamo di avere la metà di questa fortuna. Ragazzi, questo è il quarto reload. Il quarto. Non il quarantesimo, il quarto. E io mi ero già preparato un monologo per quando avessi ottenuto un'arma, che so, con attacco fisico più 20%, più 5 o più 10 e uno slot, o 3 senza slot, o anche qualcosa di piuttosto mediocre per poi portare la puntata e le chicche finali, no, lo step successivo, verso la chiusura di tutto e lo spostamento in avanti della trama. Io so che è difficile immaginare la mia posizione, cosa possa comportare psicologicamente, ma io vi garantisco che quando ho il quarto kill, la quarta kill, ricaricando la partita, ho ottenuto questo gioco duro, io ho pensato, non è che per caso devo continuare a caricare finché non trovo qualcosa di più mediocre, perché altrimenti sembra che baro. Perché, cioè, io vi giuro, cazzo! E con tutto che è una minchiata, cioè, al di là del fatto che ovviamente non stiamo facendo agonismo, non è uno sport, non è una blind run, eccetera, 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 è un'opera montata e tutto quello che può concernere, quindi una post-produzione, studio, eccetera, ma è anche e soprattutto un gioco extra che ho fatto senza alcun motivo, perché è per farvi vedere delle chicche che non servono neanche per la perfect run, capito? È stato quasi per fare una didattica speciale nello spirito dell'esperto, come sempre, però... sono due... cioè, per carità, non è il roll perfetto su Diablo, d'accordo, d'accordo, però... gioco duro, presa, completata in... quanto? 5 combattimenti alla fine? 6? In realtà uno mi ha sconfitto, infatti penso ci sarà un po' meno Will. Mi ha sconfitto e non ho voluto ricaricare perché ero pronto a frustrarmi, ho detto no, piuttosto sacrifico qualche Will, ma non ricarico ogni volta la partita perché Final Fantasy X... non ha un tasto di loading, quindi devi uscire dal gioco e ricaricare tutto da capo.
E... beh. 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 Se proprio vogliamo fare i perfetti, i perfezionisti assoluti, i pazzi, dovremmo mettere iniziativa su quest'arma. E sarebbe un'arma spaventosa. Però, contemporaneamente, non è importante, perché avremo le armi finali prima che si possa far uso intelligente di un'iniziativa su un'arma così potente con un Waka che ha già i danni massimizzati. Quindi farò una bestemmia, perché in realtà qui si potrebbero mettere una quantità di abilità perfettamente complementari al danno fisico, come appunto contrattacco, attack and box, contramagia, che appunto è diventata disponibile grazie all'elio magilite che abbiamo ottenuto, no? Si andrebbe a creare quella sinergia da spirito dell'esperto, però francamente ho avuto una tale botta di culo. È un extra talmente tanto superfluo, ma contemporaneamente legato alla mia idea di serie, questo evento, che visto che Waka sta con noi, io potrei anche decidere di metterci spot, così da potervi finalmente di nuovo mostrare i nomi dei nemici, le loro debolezze, eccetera, eccetera, eccetera. Spot su un'arma droppata così. D'altronde sento quasi che non sia mio quel quarto slot. E... il fatto è che ora sono troppo contento perché arriva la chicca del level up. Ora andiamo nella sferografia. Mi sarebbe piaciuto magari offrirvi qualche chicca della serie ragazzi. Ho droppato qualche buona armatura, cambieremo il setup di difesa fisica del XYZ personaggio. Ma... è inutile insistere. Abbiamo fatto jackpot. E non esiste ricordo migliore della coppia di episodi cose. Non esiste ricordo migliore. Waka. Già. Ovviamente si potrebbe anche mettere perforazione. Cioè, capite a cosa porterebbe, vero? Perfetto. L'ho fatto. L'ho fatto. Ragazzi, l'ho fatto. E infatti adesso mi rimetto a fare... Ok. Che dire? Andiamo nella sferografia dei personaggi. Con un però... ah, con però un background musicale diverso. L'ho fatto abbastanza apposta di farvi sentire sempre quella melodia nello Zolab, eh? Perché in questa serie lo sentirete veramente poco rispetto a ciò che è entrato nelle nostre sinapsi, dentro i rossicini delle nostre orecchie per sempre, incastonato come un fossile nei nostri ricordi. Ma ora... andiamo. Allora, ragazzi, preparatevi a vedere cose pazze, perché... qui siamo, strappandoci il cuore dal petto e pensando solo alla mera tecnicità, non troppo lontani dal momento nel quale la sferografia sarà quasi fin troppo alla nostra mercé. Sembra pazzia dirsi con tutti quei sigilli, tutte quelle strane cose che ci impediscono di muoverci contemporaneamente alla sua vastità e al fatto che bla bla bla, ma credetemi non manca molto. Quindi finché possiamo, finché abbiamo la possibilità di giocare con queste regole e in qualche modo frantumarle tra le nostre mani grazie alla nostra conoscenza del gioco e agli strumenti che esso ci offre, facciamolo. Siamo alle ultime pagine di quello che è avere limiti, quindi cerchiamo di romperli, cerchiamo di approfittarne, facciamo il meglio che si può. No? È lo spirito, no? Allora, Riku l'ho presentata come primo personaggio su schermo perché vorrei che voi notaste, una volta tolto un po' di zoom, quanto può essere importante per molti personaggi, se non tutti, fare il suo percorso immediatamente, quanto prima possibile. La velocità in Final Fantasy X ha un'importanza pazzesca e sappiate questo, vi ricordate quello che è successo con Dark Shiva? E anche a causa della sua velocità. Quindi, il fatto che abbia lei un percorso praticamente tutto legato ad essa la rende molto, molto attraente per qualunque protagonista del gioco. Ciò nonostante, oggi il nostro vero eroe sarà Lulu. Lulu sta per diventare un agnello sacrificale. Verrà sacrificata. Il suo personaggio e il suo futuro, perlomeno nel breve termine, gettato nel fuoco del sacrificio per far sì che la sua energia bruci per qualcun altro. È terrificante, ma è così. Perché, osservate, per prima cosa non utilizzeremo sfere speciali. Porteremo Lulu fino a questo bivio dove troviamo B-Magia, vi ricordate? Il punto
e che possiamo farlo per un indizio che ci è stato dato dal gioco all'inizio della storia, nel tutorial della sferografia, ossia che facendola il percorso ritroso servono 4 sfere, 4 passi, no, nel gioco dell'oca di Final Fantasy X per consumare un livello. E quindi guardiamoci questa scenetta. Un po' mi dispiace per lei, ma credetemi, finirete con un gran sorriso a questo episodio. Quindi, addirittura MP più 40. È claustrofobico, ok. Magico sfera. E avviciniamoci. A, finalmente, utilizzare le nostre 2 sfere. I sigilli, i lucchetti che si aprono. Per permetterci di ottenere bimagia. Lulu, in questo momento, invece, ora utilizzerà la gamberosfera. Sembra tutto così incomprensibile per ora. Perché mai dovrei, per quale motivo dovrei utilizzare la gamberosfera? Beh, un po' per gioco, visto che comunque 4 livelli alla volta si potrebbe fare parecchio, ma principalmente, appunto, per l'obiettivo, appunto, raggiungibile in diversi modi, di trovarla qui, nella sua sferografia. Tuttavia, perché? Perché Yuna, ora, ha 21 livelli da poter consumare. E guardate. Portiamola alla fine del suo percorso. E apprendiamo la magia bianca più potente che esiste per quanto concerne l'offesa, l'unica che esiste, Sancta Holy. E un destrezza più 4, che male non fa. Abbiamo 11 livelli sfera. Volete vedere come li sfruttiamo? Per prima cosa, empatosfera, e la portiamo esattamente dove si trova Lulu. Ora apprendiamo un bel più 4, più 4, più 12 potenza magica. E successivamente utilizziamo la telesfera per portarla in fondo al percorso di Lulu. Proprio qui. In questo modo può sfruttare quei livelli per iniziare il suo percorso a ritroso verso altre magia più 4 che proseguiranno qui per permetterle di trasformarsi in qualcosa di completamente nuovo. La debole maga bianca Yuna, la quale fino ad ora è rimasta nelle retrovie, non ha quasi imparato tipi di turbo e si trova a essere indebolita rispetto al resto del gruppo, incapace di poter danneggiare, sta diventando molto più forte di Lulu. E mancano ancora 2 particolari al piano che penso proprio mi faranno venire un bellissimo brivido da videogiocatore. Perché una Yuna così, vederla capovolta, quasi come se fosse una carta, è una strana sensazione ed è letteralmente la rappresentazione migliore che esiste in un titolo come questo di un piano, no? Di un disegno. Però vedete, il povero Kimari ancora non si è mosso. Vi ricordate quando vi ho detto che la piana della Bonaccia ha delle aree specifiche dove si possono incontrare più facilmente dei mostri? Permettetemi di andare laggiù. Perché vedete, qui vicino, in questi crateri magici, ci sono ottime possibilità.
Lo so che c'è stato un taglio perché ho accelerato. No, anzi, non lo farò. Non lo farò. Facciamoci questo ricordo extra. Ok, ottimo RNG. Stavo per dire, vi assicuro che è la prima volta che trovo il combattimento. Sono loro. Le mie risate penso abbiano trasmesso che sono loro, coloro le quali cercavo. Loro sono le Chimera Brain. Non sono qua per dimostrarvi la prodezza del potere dei nuovi personaggi una volta finita la loro sferografia, anche perché devono ancora utilizzare i loro livelli. Solo Yuna e Lulu si sono mosse. Tuttavia, ve l'avevo promesso. Il denaro serve. E vi avevo anticipato con sottili parole alcune incertezze o certezze sulla rarità, presenza, ordine di scoperta e utilizzo di quei sigilli, di quelle passosfera. Molto bene, ragazzi, preparatevi a elargire un sorriso. Tangente. Per la prima volta la useremo per ottenere quello che più ci serve ora in questo momento per le nostre chicche. Purtroppo le Chimera Brain sono molto avide. Dovremo dare a ciascuna, diciamo per sicurezza, 200.000 guil. E lo faremo. Sapete, no? Lo spirito dell'esperto nasce anche per fare il prima possibile qualcosa. Non necessariamente farlo, perché quello diventa piuttosto banale talvolta. Quindi, qualità, tangente. Torniamo a un povero mezzo milione di guil e... facci trovare nelle loro tasche qualcosa di prezioso. Ok, stiamo per aprire un'altra loot box, ci sono sempre degli RNG in gioco, quindi 3, 2, 1. 3, 3, passosfera livello 4. Avrebbero potuto essere comunque di più, ok? In teoria direi per esperienza che 4 dovrebbe essere il numero magico per loro, però dipende anche da quanto denaro dai. Cioè tu puoi strafare e ottenere più oggetti. Tuttavia, ora con estrema attenzione... torniamo all'ombra e apriamo la sferografia. È esattamente quello che è sembrato. La piana della Bonaccia è davvero una sorta di mini mappa del mondo, se sai come muoverti. Abbiamo davvero ottenuto, ragazzi, multiple passosfera di livello 4. Abbiamo speso denaro e certamente avremmo potuto combattere le Chimera Brain allo Zolab, ma vi avevo promesso una host diversa e volevo farvi vedere, no, quanta più differenziazione possibile nelle scelte e nei metodi per raggiungere certi risultati. Diciamo che questa mia super eccitazione che mi fa anche parlare sempre di piani, chicche, costruzioni, mappe concettuali, idee, disegni, spero non vi stucchi. È veramente una cosa molto da bambino, che sta giocando con il Lego e sta nascendo l'astronave. Perché vedete? Io ve l'avevo anticipata. È proprio là. Kimari, dopo tutto, aveva solo un obiettivo. Essere livello 99 quando saremo al Monte Gagazet, in un certo momento. E lo sarà. Lo sarà. Perché vedete, ora io posso insegnare Ultima a Kimari. E la piccola Yuna, che è rimasta qui, può fare determinate cose. Per esempio, usare la qualitosfera per imparare bimagia a distanza. E infine, giocare con le magia nerosfera per essere pronta a tutto e soprattutto sostituire Lulu in ogni sua utility. Tundaga. Ma Mike, potreste arrivarci tra pochi livelli, certo. Ma io ve l'ho detto. Non volevo farmare solo per il gusto di farlo, se non in determinati momenti, come quello di Macalania, per esempio, come quello della Scaglia di Sin, o meglio, delle povere Scaglie di Sin mentre c'era la pinna accanto. Quello era il farming perfetto. Ma ora, queste magie nerosfera stanno trasformando la nostra giovane guerriera in esattamente ciò che avrebbe dovuto essere se avesse dovuto appunto prendere il posto di Lulu. Ed è quello che sta facendo. Possiamo solo scegliere se prendere Antima o Bio.
Ed ovviamente, solo per il gusto del perfezionismo tattico, Bio è più efficiente, nonostante Antima sia molto molto figo. Ma questo perché? Perché tanto Antima toglie il 25% degli HP attuali di una creatura, e ricordatevi sempre gli attuali HP di una creatura, perché in futuro questa cosa potrebbe cambiare. Però, forse in generale Ultima farà di peggio, non trovate? D'altronde, Antima è per un gruppo. E Ultima... Beh, Ultima... attacca i nemici con magia non elementale. E qui potreste anche obiettare sull'idea perfezionistica che è programmare Yuna in questo modo. D'altronde non lo è ovvio. Il consumo MP uguale ad 1 farebbe molta più porca figura quando hai B magia ultima, al costo di 2 MP. Ovviamente. Ma non siamo qui per questo. Voglio solo sappiate che si può. Cioè, io adesso ho dato al nostro Tidus consumo MP1, ma Yuna rimane estremamente incompleta. È pur vero che con questo ramo Eufemia potremmo fare grandi cose, come inserire appunto quel consumo MP uguale 1. Non è mia intenzione, perché siamo così vicini a poter ottenere le armi finali, che magari non sempre sarebbero le migliori da utilizzare, di questo parleremo a tempo debito, ma ci stiamo arrivando. Volevo proprio che voi sentiste la salita della montagna russa e contemporaneamente i primi loop, i primi giri della morte, mentre ci si va a direzionare verso l'inizio delle giostre. Capite? Quindi, ora, Yuna ha 84 di potenza magica, quando Lulu è rimasta a 62. Penso che io non debba spiegarvi di nuovo la differenza di valore, quello che può causare, visto che Wakka ha 66 di potenza fisica. Ma sì, esatto, a proposito di Wakka, portiamola avanti. Portiamola avanti, e una volta messo qui, per ottenere un suo bel forza più 3, utilizziamo HP Sfera. Così possiamo evolverlo in maniera piuttosto massiccia anche a lui. O meglio, anche lui. Che avrà una chicca molto speciale. Qualcosa che lo renderà, insieme a Tidus in un gruppo, terrificante. Terrificante. Ovviamente per ora. Ovviamente per ora. Visto che poi molti altri potranno fare questo gioco. Quale? Quello di utilizzare una tecnisfera, per esempio, o semplicemente un completismo più evoluto una volta ottenuti livelli diversi, modi diversi di fare i livelli, di imparare toccata. Quick Hit, che vi ho mostrato avere un potenziale piuttosto terribile. Ora lo hanno Wakka e Tidus, che nel momento nel quale completassero il percorso di Rikku, ottenendo la sua velocità maggiorata rispetto, aggiunta rispetto alla loro, state cominciando a fare uno più uno, vero? Decisamente. Tuttavia, abbiamo consumato tutte le sfere azzurre, quelle speciali, per costruire una Yuna terribile. Ci tenevo a questa chicca. Ovviamente, quindi, non possiamo portare Wakka da Ouron. Tuttavia, non è una così brutta notizia, perché vedete? Le passosfere a livello 3 sono proprio dietro l'angolo. Potremmo ottenerne, assolutamente. Quindi per ora non c'è bisogno di avere l'ansia e dire no, devo consumare questi 5 livelli. Assolutamente no. Stiamo bene così. Nel mentre Tidus, invece, può fare festa. D'altronde, penso che non debba dirlo ad alta voce, no? Il fatto che non ho pianificato uno spostamento particolare per Wakka, e anzi volevo portarlo dal vicino Ouron. Ma perché il percorso di Ouron è perfetto per quello che vogliamo rendere Wakka attualmente. Ossia quel simbolo di morte, danno e attack rails terribile. Però ecco, nei prossimi episodi, voi potrete vedere quello che è il mio piano, nonostante i
i risultati conseguiti in questa run. Ossia, non andrò a sconfiggere le boss fight con attack reels, slot attacchi e basta, a maggior ragione ora che probabilmente farà quasi sempre, se non sempre, 9999, proprio con ciò che abbiamo ottenuto oggi. Ci sono molti altri modi di fare vittorie schiaccianti e la nostra Yuna l'abbiamo creata in maniera completamente originale rispetto al percorso degli altri personaggi e le scelte e gli strumenti che hanno usato durante la partita. Cioè, la sferografia è un'ottima, magnifica idea e Tidus ha esattamente, questo per fortuna e perché non ho consumato i livelli qui sotto, raggiunto l'area nella quale potrà ottenere un potenza fisica più 2 e potenza fisica più 2. Meraviglioso. Ouron, invece, come Wakka, è in attesa. E come Lulu, per ora possiamo sacrificarlo, visto che anche lui gioverebbe moltissimo del percorso di Tidus. Acquisirebbe velocità, un certo tipo di precisione, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, abbiamo fatto questo. Ma ancora non è niente. Quindi spero che questo strano episodio vi sia piaciuto. Ora, sapete cosa c'è? Dobbiamo dare dignità a Lulu. Ve l'ho promesso. La seconda parte dell'episodio Cose è conclusa. Non chiamatelo culo, ok? Grazie di tutto, ragazzi. Alla prossima. Halt! Summons from Lord Seymour. Come with us. We have nothing to discuss with Maester Seymour. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. I warn you. The Maester doesn't need you alive.